che si era già preparata prima. Adesso applichiamo anche su Giancarlo Argese, l'assessore Giancarlo Argese, gli elettrodi. Nel frattempo la dottoressa Agostinelli sta predisponendo il software che andrà a brevissimo, che ogni Si volta che c'è spera. lo Se streaming. risulta altamente stressato, non divulghiamo questi dati. No, no, siamo in streaming a Giancarlo, quindi di divulgarli sarà difficile. Quindi, se hai delle difficoltà, adesso a parte gli scherzi, possiamo cambiare cavia. Io sono 20 anni che ho Esiste? stress da mercati finanziari, perché il mio lavoro è seguire i mercati e quindi. Anzi, è nata anche una nuova, tu che sei psicologa, da un po' di anni si studia la finanza comportamentale. E Sì. quindi. Ecco qua, è apparso Finalmente. finalmente la videata. No, Ok. Ok, giusto, sì. Franci, ti lascio la parola. Sì. Evito di ripetere tutte le operazioni relative al montaggio, diciamo, delle apparecchiature, visto che ormai l'avete sentita già diverse volte. No, forse possiamo ripetere, a meno che non è stato ripetuto, io mi sono distratta, cosa rilevano Sì, esattamente? allora mano a mano che le sistemo le andrò a spiegare. L'assessore chiede, il risultato di Emanuele non l'abbiamo sentito, no, la dottoressa ha preferito sottoporre un'altra persona alla rilevazione dei parametri fisiologici e poi darà la restituzione dei risultati ad entrambi. Io direi che la restituzione, ne approfittiamo ormai per completare la mattinata, visto che si è fatta una certa ora, facendo i profili un po' a tutti. Così nel pomeriggio poi faccio la restituzione contemporanea, non a tutti, a chi vuole sottoporsi a qualcuno, di modo che poi a pomeriggio riusciamo a dare la restituzione appena ritorniamo, magari iniziamo anche un po' prima, visto che abbiamo perso un po' di tempo, e diamo la restituzione anche in funzione del test che abbiamo fatto ieri e che dove andava a misurare proprio le caratteristiche, diciamo, legate a questi parametri. Così diamo il tempo anche al sindaco, mi pare di aver capito, all'assessore, di compilare il test che ieri non ha compilato. Praticamente lo valutiamo da tutti i punti di vista, l'assessore, e Esattamente. poi pubblicheremo tutti i risultati. Dopo diventerà sindaco. Qualcuno dice dopo diventerà A sindaco perché. differenza di tutti quelli che Aspetta, sono aspetta, fuori aspetta, aspetta. campi a Cristiano, l'unico che non ha ambizioni politiche sono io, perché io lo faccio esclusivamente per migliorare questo paese. Quindi non, anzi, alcune volte rinuncio a molto tempo che potrei dedicare oltre al lavoro, a me stesso, per affrontare tematiche e problematiche che la vita politica ti presenta giornalmente. Quindi non ho ambizioni che tra 5 anni possa fare il candidato sindaco o meno. Tra 5 anni è un tempo così lontano che forse, a un vecchio film di Wall Street diceva, domani sarò già dinosauro, tra 5 anni immagino cosa. Può girare il braccio. Grazie. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì. All'assessore faremo le stesse domande dal punto di vista matematico? No, vabbè, è Per... chiaro che No, 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 cambieremo. il numero cambierà, dico, la Sì. tipologia è la stessa? Ok. Sì, perché sennò dovrei andare un po' sul personale, non avendo altro tipo di Ho preso la testistica. geofobica. Ok.
Ora, volevo chiedere, non conoscendo il soggetto in questione, preferisco evitare. Quelle un po' più, cioè, proprio personali, no, ci manteniamo larghi, sì. Ok, no, mi veniva da chiedere, chiaramente una persona che più è più abituata a gestire i numeri, no? Quale sì. Può essere ad esempio una persona come Giancarlo Argese che si occupa di finanza, quindi rispetto a qualcun altro, come magari Manuela, adesso tu fai l'educatore in una comunità per tossicodipendenti, quindi probabilmente non hai la stessa dimestichezza o comunque, scusami, ti volevo aiutare, mi sono presa lo scotch. O comunque se dovessi sottopormi io ad esempio l'aspetto dell'esercizio matematico mi creerebbe un forte stress. Quindi mi veniva da dire, la rilevazione dei parametri sì. fisiologici dipende anche dalla tipologia di stress. Certo, perciò ieri giusto? Parlavo di stress oggettivo e soggettivo, proprio perché sì, la matematica sostanzialmente può essere preoccupante per chiunque, però non è mai attivante come lo può essere un problema personale o un qualcosa che riguardi strettamente l'individualità della persona. Quindi è chiaro che questo viene fatto, cioè più che andare a vedere il vero valore di elevazione che si ha nella fase di stress, si va a vedere l'andamento generale, perché non è importante quanto si alza l'indicatore o quanto aumenti il parametro, bensì l'andamento generale del profilo è quello che poi dà una dimensione di come una persona reagisca allo stress. Infatti, come dicevo, questo qua si usa in una fase diagnostica iniziale, o una fase terapica iniziale in cui comunque il paziente si deve ancora conoscere bene, vogliamo vedere davanti a uno stimolo quotidiano più o meno neutro come potrebbe reagire. Messo tutto, no? Poi successivamente si passa appunto ad analizzare aspetti personali, c'è anche un test standardizzato che va ad indagare un po' il personale, che si chiamano reattivo di Sachs, in cui ad esempio viene detta una frase che il soggetto deve completare con la prima cosa che gli viene in mente, e sono frasi molto personali tipo mia madre, e il soggetto deve completare. Questo è molto interessante perché permette di vedere in parametri molto veloci tipo l'EMG o l'elettromiografia di superficie, quindi questa che misura la tensione muscolare, o la sudorazione, si vedono proprio i picchi delle domande nelle domande in cui il soggetto si attiva maggiormente, nonostante poi siano ovviamente di breve durata, si tengono 20-30 secondi per dare modo appunto al macchinario di registrare il cambiamento fisiologico, dopodiché si passa alla domanda successiva. Però è curioso, potrei fare se me lo consente, potrei fare una cosa del genere. Ok, tanto faccio giusto qualche domandina, visto che il tempo è ristretto. O comunque appunto affrontare diversi aspetti all'interno della fase di stress e poi andare a vedere quale è più significativo, quale ha prodotto una maggiore attivazione. Ovviamente c'è da tenere presente che l'attivazione non indica necessariamente un'emozione negativa, ma può essere associata anche a un'emozione positiva. Allora, stesse indicazioni che ho dato al soggetto prima, chiuda gli occhi, piedi ben poggiati per terra, li tenga chiusi per tutta la durata della seduta. Cominciamo.
Ok, allora iniziamo ora, eh? Ho fatto un attimo un reset. Può digrignare i denti. Ancora? Allora, c'è un problema sulla rilevazione dell'elettromiografia perché c'erano i parametri impostati su un valore soglia diverso. Quindi quella eventualmente l'andremo a vedere sul prossimo soggetto. Il resto lo sto memorizzando tranquillamente. Ora io le dirò delle frasi che lei dovrà completare con la prima cosa che le viene in mente senza pensarci su. Mia madre al lavoro mi stresso tanto. Penso dei miei colleghi. Che non sono tutti uguali. Quando ero piccolo, giocavo a calcio. Il più bel ricordo della mia vita. Quando è nato mio figlio.
Il più grande errore della mia vita. Aver intrapreso questa attività lavorativa. Perché? Perché potevo fare altro e con maggiori successi. Il mio più grande desiderio. Raggiungere tutti gli obiettivi. Può riposarsi, sempre tenendo gli occhi chiusi. Ok.
seduta. Vediamo come il valore medio del battito cardiaco sia 75 battiti al minuto, il valore massimo 91. Franci, scusa. Sì. Lo facciamo vedere anche all'assessore. Chiedo scusa. Mi stavo addormentando. Però ho detto la verità, eh. No, 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 dava una risposta, sì. Poi soprattutto in questo contesto non era il caso. Ti ha attaccato tutto. Sì. Non vorrei farle male. Okay. Sì. Vuole un pezzo di carta per pulirsi, perché ha del gel addosso. Niente. Grandiamo un po'. Allora, come vi stavo dicendo, vediamo che qui ci dà già delle indicazioni di massima circa il valore minimo e massimo che abbiamo riscontrato. 54 battiti per minuto è stato il valore minimo, 75 il valore medio e 91 il valore massimo, che sono valori abbastanza nella norma. Qua questi segni indicano appunto il lasso di tempo in cui ho posto le domande. Qua è quando ho parlato inizialmente, probabilmente un attimino si è attivato. Ve lo mostro sul battito cardiaco perché è il parametro più evidente. Allora, la prima domanda, se non sbaglio, era la mamma. È risposta, è una bella persona. Sulla seconda le ho chiesto dei colleghi di lavoro, forse. E qua abbiamo già un'attivazione appena più alta. La terza ricordo da bambino, in realtà... No, il figlio era più avanti. Comunque, in quest'arco, insomma, era la domanda sui colleghi. Come mai? Ho sentito parlare qualcuno? Ah, ok. Chiedo scusa. Lo stesso per la temperatura. Qua, come vi ho detto, i valori della temperatura sono molto, molto aleatori. Infatti vediamo che c'è un valore minimo di 28,9. Un valore medio di 30 e un valore massimo di 31. Ora ci sono questi cosi davanti che non avrei dovuto toglierli in precedenza. Ad ogni modo, se avete notato l'andamento mentre andava, avete visto che in fase di stress, invece di decrescere, come vi avevo detto, è aumentata. Ogni tanto la temperatura lo fa. Questo può dipendere anche dal tempo di latenza che ha nella risposta. Quindi magari l'attivazione corrispondente nella fase in basso, che vediamo nel battito, probabilmente è posta avvenuta, diciamo, per quanto riguarda la temperatura. E quindi abbiamo visto quella, che successivamente in realtà è scesa. Perché, come vi ho detto, è un tempo di latenza molto più lento, quindi si attiva molto dopo rispetto agli altri. Mi dispiace non essere riuscita a farvi vedere, invece, al contrario, l'EMG e la sudorazione, perché in realtà quelle sono le indicazioni più immediate e più veritiere che abbiamo, soprattutto quelle più indicative. Ora magari rimposto tutto e lo proviamo con qualcun altro. Sì, ci sono i valori impostati male.
La devo cercare. C'è un altro volontario? Anna. Ok, qua. Ma per portarmela di sul desktop? No, ma volevo... Aspetta. Sì, grazie. Voglio portarmi questa sul desktop del mio computer, non devo semplicemente trascinarla. Ah, ok. Allora. Teoricamente dovrebbe essere giusto. Ok. Proviamo a vedere se così va. Cognome e nome? Quanti anni, se posso chiedere? Proviamo a vedere se ora i parametri registrano in maniera corretta. Poco poco più avanti con la sedia, per favore. Grazie. Rimasta incastrata. Mi aiuti un attimo. Ah no, fatto. Era rimasta incastrata la... il bottoncino.
più grandi. Cerchi di tenere la mano più aperta possibile, perché sennò il termometro tende ad alzare, a sollevarsi, quindi poi non rileva la temperatura giusta. Però la dovrò tenere un po' in tensione. No, vabbè, non proprio, cioè, okay. La può tenere anche tranquilla, l'importante è che non la chiuda, perché sennò poi... Sì, me ne dai ancora un po', per favore, perché ha le mani un po' sudate. Vediamo un attimo se i valori, questa volta, che è successo? No, si è spento. È d'accordo se faccio vedere il suo SQ nel frattempo che riavvio il computer? L'SQ, il test. No, ma si deve accendere. No, ah, è vero. E mo come facciamo? Vabbè, non metto la chiave, però non riesco a far vedere tutto. Sì? Allora, ripeto velocemente cos'è l'SQ. È un test a risposta dicotomica, quindi vero o falso, sì o no, che va a misurare stati, diciamo, di non benessere. Quindi i parametri che in particolare andiamo a misurare sono ansia, depressione, stress e sintomi somatici, ostilità e sintomi somatici. Il cutoff per questo tipo di test, nel senso il valore soglia di normalità statistica, ricordiamoci sempre che quando parlo di normalità parliamo di normalità statistica e non di normalità assoluta, è 4, quindi valori superiori a 4 sono ritenuti indici di anomalia, esatto. Si è chiuso tutto, ottimo. Dovremmo avere già la seduta pronta. No, questo è il lampo. Non mi ha memorizzato la seduta, quindi rimpostiamo i dati. Sopra. Però, provi a digrignare i denti. Ok. Lasci. Sì, sto
Sto facendo un attimo delle prove tecniche. Di Grigni. Ok, lasci. Ok, ora va meglio. Di Grigni ora. Perfetto. Quando siamo pronti. Sei staccato? È sudato. Canale di sfogo. No, staccamelo più lungo. Giriamo tutta la mano. Che facciamo prima? Però avendo cura che aderisca comunque. Allora, lo mettiamo pure di qua. Ok, ci siamo. Sembrerebbe. Finalmente possiamo vedere un profilo completo. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, passarlo via. Chiuda pure gli occhi, piedi per terra.
Sempre tenendo gli occhi chiusi, le chiedo di dirmi quanto fa 1013 meno 7. No. Ancora meno 3, meno 7. Meno 7. Ancora. Novecentottantacinque meno 13. 972. Meno 13. 969. Meno 5. 964. Mi faccio la sottrazione seriale, quindi vada di seguito sottraendo sempre 14. Da 915. 901. Sì. 800. Aspetta, 901, meno 14? Sì. Cavolo, questo è difficile. 890, 93. Eravamo a 991, meno 14. 983. Ancora, continua. 979, 965, 951, 940, 48. No. 940. Eravamo a 951. 51, meno 14. Madonna. E 996, 86, scusa, uffa, 46, giusto? No. Aspetta, 951 meno 14, quindi 941. No. No. Quale pensa sia stato il più grande errore della sua vita? Bella domanda. Tanti. Uno, in particolare. Non aver studiato. Qual è invece la sua più grande gioia? Quella di essere viva. Si riposi e cerchi di non pensare a nulla.
Può aprire gli occhi. Ovviamente avrete notato che la temperatura non l'ha registrata più, perché non, il termometro non riesce a stare attaccato alla mano, che è troppo sudata, quindi non regge. Sì, grazie. Il terzo valore è proprio la temperatura, è per quello che aveva tutti quei... quelle che c'erano... Ora lo vediamo se riesco a recuperare il grafico. Sì. Ok, l'abbiamo fatta togliere anche. Allora, come vi dicevo, la temperatura non è da tenere in considerazione perché il termometro si era staccato dalla mano, quindi non aveva aderenza, e come vedete il grafico lo dimostra chiaramente. È indicativo, invece... No. I picchi li potete vedere nel primo e nel secondo, anche se il secondo è venuto troppo appiattito, invece era proprio interessante da vedere. Perché non mi dà neanche... Ok. Comunque, come diceva giustamente la signora che si conosce ovviamente, il suo canale di sfogo preferenziale è la sudorazione. Tant'è che il valore che vi dicevo normale deve essere compreso tra 3 e 6 microsiemens, la signora aveva un valore di 13. Perché è appiattita dal fatto che la soglia, il range sia molto alto. Va da 0 a 100, quindi quello che si vede praticamente è minimo, perché c'è il range troppo alto impostato. Così come l'elettromiografia, che va da 0 a 50. Il valore soglia è 2. La signora a riposo era sui 2,5, 2,6, insomma, abbastanza regolare. E in fase di stress si è attivata non eccessivamente. Quindi mantenendosi sui 3,5-4, e ha avuto poi quel picco lì quando ho cambiato compito. Anzi no, quando gli ho chiesto meno 14, se non sbaglio, sì, ho detto questo è difficile, e lì c'è stato proprio il picco, boom, perché l'elettromiografia è quello più significativo da questo punto di vista. Quello che dicevo che è importante, sulla GSR, quindi sulla conduttanza cutanea, l'attivazione si è alzata da 11 più o meno che aveva di base fino a 13 in fase di stress. Questo perché? Non perché la signora non fosse abbastanza attivata, bensì perché c'è quella che si chiama legge dei valori iniziali, per cui quando un valore già in partenza e di base è alto, ovviamente non ci si può aspettare che si abbia chissà quale picco di attivazione. Comunque ha un profilo... Dal punto di vista generale, abbiamo individuato quindi il canale di attivazione, abbiamo visto che i valori di base al di là del GSR sono tutti nella norma, anzi anche il battito alto. Aveva il battito costantemente sui 90, io vedevo qui dal computerino il dettaglio, diciamo, e anche il battito è molto alto, vedete che quella del 75 è la soglia che teoricamente va tenuta in essere per la normalità. La signora era intorno ai 90
di base. Ed è arrivata in fase di stress sui 100, 110, 120, qualcosa del genere, che è abbastanza per essere seduti su una sedia, è abbastanza. Però comunque tenendo conto che già di base ha un valore molto alto, che non è tanto normale, comunque insomma, rientra nella norma il livello di attivazione. In generale possiamo dire che è un profilo abbastanza buono perché, come vedete, c'è una fase di attivazione di baseline abbastanza regolare se non per quei due parametri, una fase di attivazione regolare dal punto di vista dell'attivazione, ma soprattutto abbiamo il recupero. I valori ritornano tutti a quelli iniziali, il che significa che non presenta un periodo di stress cronico. Quello che vorrei farvi vedere è anche il risultato del suo SQ. Se riesco a farci andare il mouse. Scusa, prima di uscire si possono vedere magari i risultati dell'assessore e di Emanuele? Quelle dell'assessore e quelli che ho fatto vedere prima, però i primi due parametri non me li aveva registrati, il GSR e eventualmente possiamo fare 5 minuti velocissimi per riprenderli. Qua, questi sono i risultati del symptom questionnaire. Come vi dicevo, quella linea intermedia indica il cutoff di soglia che è 4. Le letterine sotto indicano ansia, depressione, sintomi somatici e ostilità. Così come dimostrato anche dal profilo, un po' d'ansia c'è. È sicuramente un profilo iperattivato, anche se non in tutti i parametri, e quindi giustifica anche quell'elevazione nella scala dell'ansia. Quindi in questo caso abbiamo trovato una buona rispondenza tra la conoscenza personale e quella che è l'oggettività dei fatti. Non so se qualcun altro vuole farlo, oppure ne approfittiamo nella pausa e poi li commentiamo nel pomeriggio, onde evitare di essere troppo ripetitivi, magari. Se c'è, sì. Magari riduciamo ancora il tempo di. Di Sì. rilevazione. C'è un volontario Tra o una l'altro, nella prima volontaria? fase, ora cerco di ridurre anche il range grafico nel momento di restituzione. Però la signora, tra l'altro, io di solito si fanno 6 minuti di baseline proprio per dare il tempo al corpo, insomma, di adattarsi agli agenti esterni che lo popolano. C'è un E si è volontario? visto come verso la fine dei 3 minuti, Hai quando detto poi io ho che vuoi iniziato fare? lo Ah, Mariella. stress, il valore piano piano si stava abbassando da quello che era quello iniziale, di poco, comunque rimaneva sui 10, però si vedeva l'abituazione che si stava avendo. Il valore soglia è 4. Ok. E quello che va su vuol dire che è un eccesso, esatto. Ansia. È quello che vi dicevo. I simbolini che vedete giù sono ansia, depressione, sintomi somatici e ostilità. Sì, esatto. Perfetto. Un volontario? Dove sono? Dottoressa? Vuoi fare? Giulia? Giulia? No? Vabbè, ho capito, se non si vuole sottoporre nessuno proprio, non c'è nessun volontario? Qua possiamo vedere anche le medie generali dell'EMG a 3,59. Il GSR, che sarebbe la conduttanza, l'EMG è la tensione muscolare. Ogni tanto, se mi perdo con i termini, ricordatemelo, insomma. Il GSR, che è la sudorazione, appunto, siamo a 12,3 come media, la temperatura 27, però, come abbiamo detto, è totalmente inaffidabile, e l'HRV è 104 di media, quindi molto, molto elevata. Quella è la media di tutto il periodo, non è. Sì, molto, ma infatti già di base aveva sugli 85-90. Giustamente diceva che il battito cardiaco così elevato, praticamente solo con quello brucia grassi, visto la corporatura abbastanza esile della signora.
Comunque è vero, è un periodo un po' stressante per me, mi sono ritrovata benissimo nel profilo ed è vero che comunque ho questi battiti elevati, ma dovuto proprio al periodo, presumo, a meno che non ci sia anche una corrispondenza con quella che è la mia piccola... Ma in generale i battiti del soffietto. Cuore non funzionano proprio così, nel senso... Sì. Una settimana di stress, una settimana il cuore mi accelera. No. C'ho un piccolo soffietto e quindi lo aggiungevo. Ora, ecco, si spiega. Aggiungevo anche questa cosa. Ora si spiega allora il battito elevato. Era giusto per chiarire anche nei confronti degli altri, magari possono ritrovarsi in queste cose. Sì, infatti questo è molto utile perché fa vedere anche le aritmie, cioè vari problemi legati al cuore, comunque alle cardiopatie, riusciamo a vederle benissimo col macchinario. Ok. Ora lo riguardiamo. No, avevo un battito regolarissimo, intorno ai 64 al massimo. Era, sì, 75 di media, tenendo presente ovviamente che la media riguarda anche il periodo dello stress. Quindi anche avendo un 70 di base, che è un valore normale, però 130 in fase di stress, quei 3 minuti alterano la media generale. È chiaro che i valori vanno presi nel periodo di riferimento di baseline, di riposo. Io mi perdo. Okay. Francesca, infatti quello di Emanuele, riusciamo a recuperarlo? Però non si vede praticamente nulla su questo. Sì, c'erano i valori soglia impostati male sostanzialmente, quindi è completamente sballato. Ma anche perché lì c'era, il grafico che avete visto prima di Emanuele, c'era l'impostazione sui centesimi di secondo, quindi se voi, qua invece erano sul secondo, è chiaro che vedete un grafico molto più frastagliato, perché... ha una diversa velocità. Però scusa Francesca, visto che erano impostati male i dati, i valori, lo possiamo rifare? Sì, Emanuele, certo. Se per lui va bene? No, facciamo nel senso magari se era per te, nel corto. Senso se hai voglia di sapere un resoconto. Lo facciamo appena più corto così. Prego. Allora, no, è giusto, perché come è intelligentissima. Visto il periodo, no? Sì. Per capire al battito accelerato, non sono... Ieri non c'era lei quando l'ho spiegato, quello che dicevo di questo profilo, di questo strumento, che è proprio utile, molto utile nella diagnosi di disturbi psicopatologici, perché in base al tipo di disturbo si può identificare un corrispondente profilo. Disturbi tipo d'ansia, di attacchi di panico, d'ansia generalizzata, insomma tutti quelli legati all'ansia in generale, sono profili di iperattivazione, ossia tutti i valori presentano valori elevati e quindi è scarso recupero, in fase di recupero, scarso o assente, esatto, quando parliamo di disturbi ovviamente. Se si parla di un'ansia momentanea, magari come la signora, lei aveva un recupero assolutamente perfetto. Patologie invece, tipo la depressione o anche i disturbi alimentari, in particolare l'anoressia, prevedono profili di ipoattivazione, quindi un'attivazione bassissima. Le anoressiche addirittura possono arrivare ad avere una temperatura corporea che si attesta intorno ai 25-26 gradi. Quello ovviamente è derivato dalla mancanza di adipe, di massa grassa, e anche dal fatto che prendendola soprattutto sulle dita, quindi prendendo la temperatura distale, non quella che arriva al cuore, tutta l'energia confluisce al cuore. Il profilo dell'anoressica allo stesso modo avrà bradicardia, perché il cuore, per sopperire alla mancanza di energie date dal cibo, è costretto a risparmiare le energie per sopravvivere. E temperatura bassissima, e il GSR praticamente inesistente. E questi soggetti sono caratterizzati anche da un'attivazione in fase di stress scarsa o inesistente. Quindi anche sottoposti a chissà quale stress non si attivano più di tanto. La depressa ovviamente, perché ha poco interesse per la vita e per tutto quello che succede.
L'anoressica per una questione di risparmio energetico, il più delle volte. E anche perché ha dei tratti l'anoressica di controllo che influiscono, così come l'ossessivo compulsivo, sul grafico e sulla gestione appunto dei. E sulla gestione dei. Mi si sono in. Scusate. E sulla gestione appunto dei correlati fisiologici. Ora, io correggendo gli SQ di ieri ho trovato dei valori abbastanza elevati in alcuni, però mi sa che i soggetti non ci sono. Dopo controlliamo e vediamo se magari riusciamo a recuperare uno di quei soggetti che aveva Il mio una. me lo fate trovare per domani, così sono curioso. No, ve lo correggo in pausa pranzo, tanto ci metto 2 minuti. Sì, no, beh, ma tanto è velocissima la correzione, quindi riesco a farla in pochissimo tempo. Invece, come dicevo sempre ieri riguardo al profilo, alla caratterizzazione dei profili patologici adesso correlato, quando vediamo un profilo più o meno regolare, però con uno scarso recupero, possiamo parlare di stress cronico, perché questo non è uno strumento che va a misurare solamente l'immediato, bensì misura anche gli ultimi 6 mesi di vita, più o meno l'andamento degli ultimi 6 mesi o 3 mesi di vita. E quindi riusciamo ad avere anche la misurazione di un eventuale stress cronico. Che stress cronico si caratterizza per il fatto che il corpo è sottoposto a talmente tanti stress che ormai non riesce più a fronteggiarli, quindi anche uno stress minimo, il corpo non riesce più a recuperare i valori di base. È quello che caratterizza lo stress cronico dallo stress acuto Io che è rimango lieto ora. senza parole perché non conoscevo tutte queste tecniche, però mi chiedo, se sono conosciute negli ambienti medici, perché non si fa cultura su queste cose? Si potrebbero evitare In tanti problemi. Italia, il mio prof, che siamo dell'Università di Parma, è uno dei pochi ad utilizzare questo tipo di apparecchiature insieme all'heart rate variability, quindi la variabilità nel battito cardiaco, che è stato scoperto essere molto importante per diverse patologie anche di natura oncologica. E quindi dicevo, è uno dei pochi in Italia che usa queste tecniche. Tra l'altro, questo strumento può essere usato non solo nell'ambito psicopatologico, Oh, ma nell'ambiente anche di fuori. lavoro, tutto potrebbe essere È in utilizzato. grado di identificare anche il bruxismo, posizionando gli elettrodi della tensione muscolare in posizioni diverse del corpo. Possiamo andare a misurare diverse cose. Quindi la cefalea a livello l'emicrania, posizionandolo qua. Riusciamo a vedere i dolori cervicali. Qua sulla zona mandibolare abbiamo addirittura la percezione del bruxismo, cioè dà la conferma del bruxismo che si vede già con gli elettrodi qua. Quando io prima dicevo di grigni i denti, non si vedeva perché ce l'avevo nella finestra nascosta, ma il valore schizzava, perché comunque questo movimento, che chi soffre di bruxismo non è, di cui chi soffre di bruxismo non è neanche consapevole. Certo. Esatto. Posizionato per esempio in fondo alla schiena può indicare la lombalgia, insomma è uno strumento che ha veramente infiniti utilizzi, non solo in campo psicologico ma anche medico volendo. È capitato il caso di una paziente che è venuta in studio per un mal di testa che aveva praticamente da 30 anni, se non erro, nessuno era riuscito mai a venirne a. Abbiamo posizionato, un po' per prova, un po' per gioco, gli elettrodi, questi stessi tre, qua. La signora aveva un livello elevatissimo stando al riposo e paradossalmente, quando muovevo o facevo qualche movimento, il livello si abbassava. Il problema quindi delle cefalee non erano farmaci, non, era solamente un problema probabilmente di gestione mandibolare. Che ora io non sono competente e non so minimamente come potesse risolversi, però suppongo che andando da uno specialista qualche strumento adatto ci sia. Ed è una cosa che in 30 anni di sofferenza nessuno le ha mai fatto, perché la differenza era proprio notevolissima.
Paradossalmente, invece che quando si muoveva, quando era ferma, lei aveva valori schizzati alle stelle. E in particolare, tra l'altro, da un lato, che era proprio perché poi abbiamo fatto la rilevazione da entrambi i lati, e in particolare proprio da un lato che era quello in cui le prendeva maggiormente il mal di testa, la cefalea. Ed era proprio il lato che evidentemente sforzava di più senza esserne consapevole. Messo tutto? Se riesce a tenere la mano più aperta possibile, perché farla mantenere in impresa. Ok, proviamo a vedere se... Poi abbiamo anche l'SQ di Emanuele, dopo lo vediamo anche il suo. Dove sono? Sono qua. Ho riacceso anche il macchinario. Ora vi lascio anche la mascherina con i valori, di modo che possiate vedere qualora il grafico me lo riapre in quel modo lì. Le differenze che ci sono in fase di stress, di baseline e di recupero. Partiamo di qua. Eccolo qua. Questa è l'elettromiografia. Questa è le GSR, quindi la sudorazione. Temperatura, che è a 22, ok? Sorvoliamo. E il battito cardiaco. Per favore, puoi digrignare i denti, Emanuele. Guardate il valore come sale. Rilascia, passiamo da un 3 di base, di grigna, stai digrignando? Sì, a un 8, 9, 10. E quindi in questo modo riusciamo a vedere anche quello. Sì. Sì, perché la temperatura distale, periferica, può Ah, ripetere la scusa. domanda che non si è sentito in streaming? La temperatura generalmente corporea è di 36 Sì. gradi centigradi. Ora, lì abbiamo visto che le temperature sono diverse. Ci puoi spiegare la differenza, anche se Sì, già l'hai già certo. fatto, perché... Allora, dicevo che la temperatura, noi non stiamo prendendo la temperatura centrale, ma la temperatura periferica, che di base è inferiore. 2,5 gradi, 3 gradi per gli uomini e 3,5 gradi, 4 gradi inferiore rispetto a quella centrale per le donne. Quindi di base dovrebbe essere quella periferica, un 33 gradi per l'uomo e 32 per la donna. Ovviamente lo strumento di misura invece fa un po' come gli pare. No, 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 dovrebbe essere... In realtà poi io sono anni che faccio profili e valori di 32-33 non ne ho mai trovati. Perché comunque bene che vada si attesta intorno ai 29-30. Però è un problema appunto legato probabilmente anche al trasduttore che non è... Vabbè, anche perché non è che sempre abbiamo la temperatura di 36 gradi No, centigradi, vabbè, generalmente il anche quello nostro no. corpo è Ma perciò molto meno. dicevo, dipende molto anche dalle caratteristiche dell'ambiente. Infatti solitamente quando si fa questo test si deve avere cura che la temperatura nella stanza sia favorevole intorno ai 20-22 gradi, non di più e né di meno. Comunque che ci siano delle condizioni adatte. Io partirei con la rilevazione. Occhi chiusi. Posso fare anche lei delle domande oppure no, andiamo con i calcoli. Abbiamo visto che prima sono piaciuti. Dove sono? Ah, aspetta, posto così la salva.
Dovrebbe comparire a breve. Spero, eccolo qua. Ok, iniziamo. Vedete la temperatura? Ora si è attestata a valori normali, è un caso più unico che raro. Ogni tanto qualcosa va bene. Vedete anche come l'elettromiografia, che prima era a 3, piano piano con l'abituazione è scesa a 2 qualcosa. Perciò si tende di solito a far ambientare il paziente, perché giustamente essere legato con 2000 elettrodi addosso non è proprio naturale. Bu. Ora gioco un po', ovviamente in seduta non si fa. Sempre tenendo gli occhi chiusi, rispondo ad alcune domande. Ma è rivolta a me la domanda? Sì. Ah, scusa. Avevo detto di non accettare le domande. Va bene, cambio. 1.700-13. Vediamo se al secondo giro siamo più fortunati. Neanche questa domanda posso fare. Mm? 1.700-13. Non riesco a capire se ce l'hai con me o sì, con gli altri. Sì, sì. Sarebbe questa domanda? 1.700-13. Ah. 998. No.
1700 o 1700? Scusa. 1700 meno 13. 1700 meno 13? 998 sarebbe meno 9. 996? No, 95. Meno 11, meno 12. 94 e meno 14. Ovviamente l'elettromiografia risente anche dei movimenti facciali che si fanno, quindi quando una persona ride si alza, ci sono dei picchi un po' più elevati. Io direi che abbiamo giocato anche abbastanza. Si può riposare, così vediamo il recupero com'è. Occhi chiusi. Va bene così, ci fermiamo qua. Sì. Fai tu? Sì. Eccolo qua. Come al solito abbiamo il grafico un po' appiattito dai valori soglia impostati. Ad ogni modo, avete visto quando vi parlavo della differenza tra stress oggettivo e stress soggettivo? Un bu che farebbe paura a chiunque l'ha attivato meno della violazione della sua privacy.
che io ho fatto fare apposta. Sendo un po' cattiva, Però per farvi vedere proprio la differenza, come cambia. Uno che sta rilassato, si sente un bu, teoricamente doveva schizzare, lui è schizzato molto di più quando gli è stato toccato il personale. E giustamente lui non l'aveva visto. Qua è un po' appiattito, però praticamente l'attivazione del mio farla spaventare col bu è stata più bassa rispetto a quando le è stata fatta la domanda personale. La differenza tra stress oggettivo e soggettivo. Il fatto che si tocchi qualcosa di personale l'ha irritata molto di più che non il bu che filogeneticamente fa attivare chiunque. No, in questo caso abbiamo un profilo nella norma, direi praticamente perfetto. Non ha un canale di sfogo preferenziale, si attivano tutti allo stesso modo, quindi è un profilo praticamente perfetto. Anche il battito cardiaco non si eleva più di tanto, ha dei leggeri picchi in corrispondenza insomma delle varie richieste, però nulla di significativo, è un recupero assolutamente perfetto. Direi che è un profilo su cui c'è poco o nulla da dire. Gli ha persino preso la temperatura, che non ci riesce nessuno più di così. Vi faccio vedere anche qui il symptom questionnaire invece. Sì, okay. Ha chiuso tutto, perfetto. Si percepisce molto più attivato, comunque molto più patologico, tra virgolette, di quello che in realtà non è. Tenendo questo sì, perché questo è un dato autoriferito, okay? È la percezione che il soggetto ha di se stesso. Il profilo è un dato oggettivo, è inconfutabile. Quindi vabbè, è chiaro che nell'ultima settimana può essere qualche dolorino di più, qualche acciacco di più, ora non è comunque indicativo. Però una persona che avevo già inquadrato come molto tranquilla, basata, moderata, insomma, io mi sono ritrovata molto più in quello che è il profilo del profilo che non in quello dell'SQ. Almeno all'apparenza, poi non lo conosco personalmente, ovviamente. Quindi solo per far vedere questa piccola discrepanza che in realtà qua è molto... Allora, come dicevo prima, il valore soglia è 4. Oltre quello si parla di anormalità statistica, ovviamente. La prima colonna è quella relativa all'ansia, ha un valore pari a 7, depressione, sintomi somatici e ostilità, le altre tre colonne sono 6, quindi è comunque un'elevazione minima rispetto al valore soglia, però piccola, insomma, però c'è. Può essere perché magari è successa una cosa ieri che mi sono, sì, portato dentro. Esatto. Però è uno stress che lei ha già superato, perché oggi già, sì, non si è visto. No, io riesco subito a distaccare. Sì. Io la mia dote è proprio quella di selezionare poi le situazioni, distaccare, sì, e poi magari riprendere quando è il momento. Però dentro rimane, no? No, questa è la sua percezione. Dentro non rimane invece. No? È quello che percepisce lei che rimane. E quale il bello del profilo che ti mette a nudo, ma veramente, al di là di quelle che sono le proprie certezze. Lo dicevi anche ieri, no? Che a volte rispetto a come noi ci percepiamo facendo questo tipo, sì, di intervento abbiamo invece un profilo, sì, diverso, completamente diverso. Che sembra dalla una cosa assurda, percezione. Che beh, come secondo te non me ne accorgo che sono stressata, a volte no, o non me ne accorgo che sono tranquilla. Tutti dicono no, vabbè, sono tranquillissima, magari fa il profilo di schizza. No, non ho sentito niente, ero tranquilla, in realtà c'hanno valori altissimi. Sarei curiosa di fare il profilo alle persone il cui test è venuto con valori altissimi, però mi sa che al momento non c'è nessuno, almeno di quelli. ma chi altro? Scusate se passo davanti allo schermo, ogni tanto mi dimentico che c'è il proiettore. Bellissimo, no? Ah no, sono di qua. Io invece me l'ha confermato, io mi guardo.
Vabbè, ho corretto questi però. Chi di voi altro ieri aveva fatto l'SQ? Quello là vero o falso? Nome? No? Non sono tutti questi. Todaro? Ok, Todaro ce l'ho. Il mouse sta di là. Todaro. Vorresti fare il profilo? Magari riprendiamo però dopo la pausa, visto che è l'1:15. Dai, dopo. È possibile fare un altro, visto che ogni volta esce qualcosa di diverso, se è possibile rifare il profilo a lei dopo? No, Angela. Angela. Okay. Sì. Sì, visto che è l'1:15, io direi di chiudere qui la mattinata. Ok. Va bene, allora riprendiamo alle 1:15, 2:30, 3:15, in modo tale da recuperare qualche minuto tra ieri e stamattina. Sì. E con Angela, che volontariamente si sottoporrà ancora al profilo, in modo tale da poter vedere poi i dati del profilo fisiologico, quindi dati oggettivi e quelli di percezione. A più tardi, buon appetito. A dopo.